C'è Leonardo Vanzetto, tecnico del Cutro. Mister, ben ritrovato. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Buonasera. Oggi si interrompe una lunghissima striscia positiva, no? Iniziata con la vittoria casalinga sulla Bolinese. È stato un susseguirsi, insomma, di risultati positivi con quattro vittorie, un risultato di parità, quello nella diretta TV con l'Isola Capo Rizzuto. Si cade di misura grazie a un'invenzione di questo ragazzo a Tadia. Chiaramente era una giornata non decisiva per le sorti del Cutro. Penso che gran parte della salvezza ve la giocherete nel recupero in casa appunto dell'Acri, mercoledì. Esatto, è una cosa giusta, è normale che poi dopodiché è tutte domenica dopo domenica, perché se andiamo a vedere il calendario ci saranno tantissimi scontri diretti, quindi Sì. va vissuto domenica dopo domenica. È un peccato perché oggi penso che il punto, il pareggio, era forse il risultato più giusto. La squadra ha espresso a livello tattico una grandissima prestazione, dove insomma era stata preparata in maniera abbastanza meticolosa, abbiamo lavorato sui particolari, sulle uscite, sulle chiusure, che loro erano bravi a muoversi tra le linee e con giocatori importanti, quindi abbiamo fatto una grossa prestazione. Abbiamo sbagliato un'uscita un pochino forse in mezzo al campo per andare a ostacolare questo che calciano in porta, ed è un peccato perché ha fatto un Eurogol, però ci teniamo la prestazione e ormai è passata, adesso pensiamo ad Acri perché a raccogliere forze mentali e fisiche. Sì. Vincenzo. Sì, buonasera mister, buonasera. Il 5 insomma è un numero che non riesce a superare in questo campionato di continuità, no? Come è successo la giornata andata, oggi vi siete fermati a questa quinta, dopo 5 risultati utili consecutivi. Certo, c'è in mezzo la partita di recupero e io penso che se voi fate risultato nel recupero e poi vi giocate in casa contro il Centrale, una salvezza che potrebbe veramente essere una salvezza. Sì, dici giusto, insomma, bene o male, guardando il calendario, guardando le partite, guardando gli scontri diretti, il calendario dice questo, giustissimo. Sono tutte partite al cardiopalma, partite bellissime, dove si vivono in maniera intensa, insomma, dove cerchi di non lasciare niente al caso, dove se, insomma, adesso, come ho detto prima, dobbiamo riprendere le energie mentali e fisiche, perché insomma, mercoledì si conosce il campo, che è un campo molto pesante, poi martedì porta anche neve. E quindi questa neve poi mercoledì magari sarà sicuramente sciolta perché è una giornata abbastanza bella, Sì. ritroveremo sicuramente un campo pesante, quindi sarà una partita dove gli episodi, dove insomma l'essere in partita, dove non devi tralasciare niente, diventerà determinante. Quindi noi siamo pronti, insomma, perché è un anno che rincorriamo, è un anno che ogni partita è una partita importante, quindi mentalmente noi ci siamo e ci giochiamo questa partita con grande concentrazione. La squadra degli uomini come sta dal punto di vista fisico? No, fisicamente siamo bene, abbiamo perso qualche uomo importante, però cosa devi fare? Non mi piace stare a parlare delle assenze, quindi perché poi dopodiché, come dico sempre, il campionato, come ho detto, gli infortuni fanno parte del gioco, è normale che, come dico sempre, poi le circostanze, la fortuna e la sfortuna ti aiutano. Perdi qualche giocatore in un momento delicato come questo, sai, diventa per una rosa come la nostra determinante, però che devo fare? Star lì a piangermi addosso non sono il tipo, quindi chi mi dà garanzie scenderà in campo, sono convinto che daranno il massimo, daranno tutto, e poi quando uno ha la coscienza a posto non si può recriminare niente. C'è la possibilità di giocare il play-out in casa? Ma io, come ha detto prima Tarsi, è una cosa giustissima, sono più contro di tre, quindi ogni partita va vissuta in maniera che poi può cambiare radicalmente le prospettive finali. E, ti ho detto, ci sono Certo. tantissimi scontri diretti, quindi chi riesce a venirne fuori alla meglio sicuramente giocherebbe alto in casa, perché Sì. se andiamo a analizzare tutte queste ultime 6 partite, sono tutti intrecci di partite importanti, dove il risultato poi sarà determinante per la classifica finale. Certo, vedremo anche l'isola cosa farà Scalea mercoledì perché deve recuperare Esatto, pure l'isola. c'è l'isola Scalea, insomma, come ho detto, non c'è nessuno che può fare, non puoi fare la conti, perché come ti ho detto sono tutti scontri diretti, hai visto oggi Cersale, Gallico Catona,
è stata una partita a mio avviso per il Gallico Catona, portando questo punto importante dove avrà un finale di stagione dove si può anche tirare fuori, quindi Cerzale adesso si trova iniziato dentro in una zona che forse un mese fa non lo pensava neanche, quindi come ti ho detto sono partite da vivere veramente e sperare che non ha intoppi, come ho detto prima, tra infortuni, squalifiche o episodi che ti vengono contro. Avete un cammino con l'Isola praticamente parallelo, perché insomma pure sì. Loro con cinque, nelle ultime cinque gare, cioè vittoria e pareggio, sì. E oggi concomitante anche questa sconfitta. Guarda caso, loro giocano sempre la partita su cui noi giochiamo prima, tipo noi oggi abbiamo giocato contro la Rossanese, domenica loro giocheranno contro la Reggianese, giocano sempre la partita dopo di noi. Quindi sabato. Abbiamo avuto veramente lo stesso caso. Sì, se loro giocano sabato. Cioè abbiamo, e quindi sapete già il risultato. esatto, è importante, bravo, vedere saperlo prima, vedi. È stato brutto, so vedi, anche su Trevisace Reggio Mediterraneo, giocata prima perché ha dato questa linfa, questa magari anche questa voglia di voler vincere tutti i costi, perché sapevano anche il risultato della Reggio Mediterraneo, che era parità. Però il bello del calcio è questo, come ho detto, va vissuta con grande intensità, va vissuta con grande emozione, perché il calcio ti dà poi grandi emozioni. Va bene, dai, buona settimana di lavoro, mister, su con la vita, perché ti sento un po' spento. No, è sempre sport, ti ho detto, quando uno è a posto con la coscienza dico sempre. Ti ha fatto i complimenti, non so se l'hai sentito, il presidente dell'Olimpico. E anche Cesare Mingrone a fine gara. Ha detto che avete giocato benissimo, che meritavate il pareggio, assolutamente. Sì, come ha detto, la squadra sta giocando bene, sta bene a livello fisico, a livello mentale, insomma, poi tutto il suo lavoro in tutti questi mesi. Ho dei ragazzi che adesso ultimamente mi seguono con più attenzione, magari avendo anche preso qualche giocatore che ha fatto calcio in passato, quindi mi è tutto più facile. E ti ho detto, adesso mercoledì prepariamo questa altra grande sfida e come ho detto stiamo rendendo questo finale di stagione con grande entusiasmo e anche per questo seguo, insomma.